Ciao, ciao a tutte, bentornate oggi con questo splendido sole. Allora, ci siete? Fatemi sapere nei commenti, come sempre, se mi vedete, se mi sentite bene soprattutto. Oggi è una diretta piena di cosucce da vedere e diciamo che con questo bellissimo sole che c'è oggi, l'ultima diretta l'abbiamo fatta che c'era un po' di vento e un po' di pioggia, quindi era la luce delle nuvole, ma oggi il sole ci ha graziato. Ho qui con me la mitica Geltrude, perché sul nostro canale trovate già il tutorial della canotta, della bellissima maglia lavorata da Dina e indossata oggi da Geltrude. È una taglia L, molto molto bella e particolare, ma facilissima da realizzare, che chiunque insomma può divertirsi a lavorare. Ora vi faccio vedere un po', sto rimettendo un attimo un po' più vicino i filati mentre che voi arrivate. Mi raccomando, rimanete connesse perché di novità ce ne sono tantissime, sono arrivati dei filati spettacolari, sono stati già caricati sul sito e qualcuno di voi già li ha anche acquistati, perché sono imperdibili sia per il prezzo, per la composizione, ma soprattutto per come sono particolari. Io li adoro. E poi c'è la star della settimana, possiamo dire, la star della settimana santa, nonché della Pasqua, che è il mitico filato mirtillo, che oggi vedrete bello bello illuminato. Allora, vediamo un po', fatemi sapere, scrivete qualche commento e fatemi sapere se ci siete, se ci vedete. Oggi sono senza PC, quindi non riesco a vedere i commenti dal PC. Allora, parliamo un attimo ora, vi ricordo che sono ancora attivi tutti gli sconti che abbiamo fatto prima della Pasqua per quanto riguarda i filati, un sacco di filati borse e anche gli accessori, tra cui troverete i manici scontati, manici in pelle scontati al 30%, poi il cordino anche scontato al 30% e al 50%, quindi visitate la categoria borse, sicuramente non rimarrete scontente perché troverete tantissimi filati in promozione, tra cui anche l'aiuta della Mondial che è al 30%, che dopo vi farò vedere perché qualcuna di voi mi ha chiesto di vederla in diretta e quindi oggi ve la faccio vedere. Il filato che Dina ha utilizzato per la sua bellissima maglia in taglia L è il Fair Cotton della casa Katia. Dina ne ha lavorati due di gomitoli per realizzare la sua maglia, ma come potete vedere è abbastanza anche lunghetta, quindi è una maglia che potremmo dire un'abbondante taglia L. Poi nel tutorial scoprite come ha lavorato lo scolla V. Questo è un piccolo sondaggio che l'ha già inviato Dina e fatecelo sapere poi nei commenti se avete capito come ha fatto a mantenere i colori uguali sia a destra che a sinistra. Vi parlo un attimo del Fair Cotton, che è un 100% cotone, nel mentre che arrivano un po' anche tutte le altre. Vi ricordo che la diretta poi sarà salvata anche su YouTube, quindi chi non riesce a vederla ora su Instagram, poi la pubblichiamo sul nostro canale YouTube. Ah, come accedere al sito? Il nostro sito è www.handyandmade.it. Se avete bisogno potete contattarci al numero WhatsApp 366 188 19 34 e vi aiuteremo. Se vedete che tiro aria è perché giardino pieno di fiori non va d'accordo con me, io sono allergica e quindi vado un po' in difficoltà con tutti questi fiori. Comunque, 100% cotone, possiamo lavorarlo con ferri o uncinetto. La casa consiglia, vedete, un ferro o un uncinetto che possa essere 2,5 del 3. Con una sola cake riuscirete tranquillamente a fare un bellissimo scialle. Con due, guardate che resa, riuscirete tranquillamente a lavorare una bellissima maglia in taglia L. Il colore che vedete ora che ho io è il colore 101, abbiamo 200 grammi di filato per 600 metri, quindi diciamo che ha una resa spettacolare. Poi, altro colore, numero 104, con le tonalità del verde, del giallo, dell'arancio, del blu, del marrone. Colore numero 102, blu, arancio, guardate qui che colori, questo verde acido. Poi abbiamo il 107, ancora verde, marroncino. Ah, siete proprio in tante stamattina, allora non sono sola. Vi abbiamo lasciato per le feste e ora siamo ritornate, non potevamo non ritornare. Poi abbiamo il 103 con l'arancio, il rosso, il verde, il blu.
E ancora il blu, il verde, l'azzurrino e infine il numero 100. Il filato e il fair cotton Infinity della casa Katia. Quindi 200 grammi per 600 metri, due cake per realizzare la maglia che trovate sul nostro canale YouTube, e per uno scialle ne basta soltanto una. Quindi, come potete vedere, è una resa spettacolare. Quindi, ritornando, colore numero 100, colore numero 106, 100% cotone. Poi abbiamo il numero 103, ora vi dico anche il prezzo. Poi abbiamo il 107, poi abbiamo il 102, ancora il 104 e ancora il 101. E questi sono i filati utilizzati, il filato utilizzato per la bellissima maglia di Dina. Il costo del fair cotton, l'avevo segnato da qualche parte, è 25,95 a cake. Vi ricordo che sono 200 grammi per 600 metri, quindi volendo una taglia piccolina come me, con una sola cake riesce a fare tranquillamente una bellissima canotta. Detto ciò, ora vi giro la telecamera e iniziamo a parlare un po' dei filati che avete visto già durante la diretta precedente, ma non solo, perché ne abbiamo parlato anche un po' durante la diretta precedente, poi qualcosa abbiamo già pubblicato ora sul nostro sito e quindi l'avete già visto. Sposto la sedia perché questa dà fastidio. O là, così vedete meglio il tutto. Avete già visto qualcosa durante la diretta precedente, ma qualcosa è nuovo e che non abbiamo ancora fatto vedere. Vi voglio far vedere in prima battuta il filato Toscana, perché c'era stato chiesto da un'amica durante la diretta su Instagram precedente, vedete, e ci ha chiesto di vederlo, ecco, alla luce del sole. Quindi oggi è la giornata ideale. Abbiamo un 70% di juta e un 30% di microfibra, 100 grammi per 330 metri, guardate qui la casa dà anche le indicazioni per poter realizzare una borsa, dice una borsa grande 600 grammi, media, e una borsa piccola 300 grammi. Si lavora con uncinetto 3-3,5 e qui avete anche il campione volendo per la lavorazione ai ferri. È una juta molto particolare perché guardate che bella, è sfumata al suo interno, quindi non è la classica juta di tinta unita. Molto molto particolare, e Dina con questo ci ha promesso che ci farà prima o poi un tutorial, quindi io fossi in voi inizierei a pensare al suo utilizzo. Questo qui è il numero 852, ogni gomitolo costa 7,30 euro. Poi abbiamo l'853, guardate che belle, io farei con questa delle semplici mattonelle granny, poi unite tra di loro, anche un po' la borsa masa a fiore, la vedrei bene fatta con questa qua. 853, quindi beige, nero, questa è la prevalenza del colore. Poi abbiamo il colore 848, c'è il viola, c'è il lilla, c'è il beige, colore 848. 850, vi ricordo il filato Toscana della casa Mondial, che è un arancio, un beige. Poi abbiamo l'851, che è questo verde acido, verde un po' più scuro, tutte le tonalità del verde. Intanto vedete passare Valeria, perché vede la nonna e si avvicina. Poi abbiamo l'851, vedete che è un po' più arancio come colore, vi faccio della differenza con quello precedente. Vedete? Questo va più nel bruciato come colore, l'850, mentre l'849 è proprio come tonalità arancio. E questo è filato Toscana. Vi faccio vedere la carrellata di ritorno, 7,30 euro. Ah, c'ho anche la fotina, guardate la casa cosa consiglia. Dà le istruzioni per poter fare questo bellissimo cappellino, credo che ne abbiano utilizzati due per il cappello, uncinetto 3,5, sì, due dell'852 come colore, è un bellissimo progetto anche questo qua. Quindi 851, poi 8
fatto 4-8 col viola, poi abbiamo 8-5-0, poi ancora l'8-5-2. Se avete domande o qualsiasi cosa, scriveteci anche dopo su WhatsApp a 366-188 1934, così vi diamo una mano. 853 per acquistare, insomma, il filato più adatto al vostro lavoro. In alternativa potete cliccare direttamente sul nostro sito www.handyandmade.it. Io poi dopo direttamente nel link del sia qui della diretta, ma anche su YouTube, metterò i link sia ai filati che al nostro sito. Questa è la carrellata dell'aiuta. Ora, unitamente ai filati, diciamo, o per borse o per cappelli, non so, quello che volete realizzare con l'aiuta, vi voglio far vedere l'aiuta che abbiamo in offerta sempre della Casa Mondial. Eccola qui, aiuta 100% naturale. Eccola qui. Le indicazioni sono 100 grammi per 65 metri, uncinetto che va dal 5,5 al 6,5, 300 grammi insomma per lavorare una borsa. L'anno scorso la Mondial proponeva una borsa a fasce con questo tipo di progetto, con questo tipo di filato, era molto bella, facile da realizzare, magari o in maglia alta o in mezza maglia alta, così la rendete anche un po' più rigida. Il colore che vedete ora è il 940, vi ricordo che è in sconto al 30% l'aiuta Mondial, anziché di 4,50 euro la pagate 3,15 euro. 939 marrone, poi abbiamo il 946 blue jeans, il nero 947, 935 questo prugna, e poi abbiamo il 942 che è questo fragola. Ora ve li rifaccio vedere giusto un attimo. Allora, fragola 942, giallo 940, prugna 935, poi abbiamo il 939 che è il marrone, poi abbiamo il 947 che è il nero, e infine blue jeans 946. Yuta Mondial scontata, anziché di 4,50 euro, 3,15 euro. Ciao Antonellina, sei riuscita a partecipare, riesci anche a scrivere, brava. Mi dispiace che stai poco bene. E questa era l'aiuta Mondial. Allora, altro filato che vi faccio vedere, che abbiamo visto prima della Pasqua, era il filato per costumi. Poi dopo vi faccio vedere il filato più gettonato della settimana, scoprite qual è. Abbiamo il filato Amore Bikini. Questo qui non potevamo non farvelo vedere alla luce del sole, guardate come si presta bene il colore. La luce rende tutto molto molto più reale, guardate com'è composto. È elastico ovviamente perché è un filato per tessuti, per costumi, leggerissimo, ma ha dei colori veramente particolari e molto brillanti. Non ha il lamé all'interno, è proprio lucido di suo, come potete vedere. Ah, che bello, abbiamo fatto ritornare la voglia di lavorare ad uncinetto. Sì, allora sul nostro canale trovate tantissimi filati, tantissimi tutorial anche per principianti. Noi cerchiamo di fare sempre progetti facili facili. Questo è il numero 1 come colore e vi do ora le caratteristiche. È un 50 grammi per 85 metri, vedete, la casa ovviamente è Borgo dei Pazzi. Filato Amore Bikini, è veramente un amore. Vedete com'è elastico, ve lo faccio vedere meglio, lo blocco qui. È spettacolare come filato. Io con questo qui vi prometto che farò a breve un tutorial, perché merita. Colore oro numero 1, questo è un color beige, guardate la differenza tra i due. Numero 3, poi dopo potrò mandare un sondaggio. Ditemi quante volte avete visto passare Valeria sotto al tavolo. Colore verde, numero 2. Guardate che spettacolo. Proprio smeraldo, un verde proprio bellissimo questo. Poi abbiamo l'azzurro, questo celeste che è il numero 9.
si lavora con un uncinetto che va dalla casa di Ceferri 2-4, uncinetto 2-4, sì, 3,5-4 come uncinetto ci sta tutto. Poi abbiamo il colore numero 6, che è questo blu, guardate qui, abbinati due, ma anche per realizzare un bel top aderente, ce lo vedo benissimo. Il mio amato rosso numero 8, guardate, rosso e oro abbinato insieme, molto bello. Infine questo bronzo numero 7, che non va sottovalutato, guardate qui, abbinato con il numero 3 oppure direttamente con il numero 1. Spettacolare. Ve lo faccio rivedere, guardate come elastico, eh? Si lavora con un 3,5-4. Allora, carrellata di ritorno, filato, amore, bikini, non vi ho detto ancora il prezzo, vi dico subito, 2,50 €. Prezzo piccolo piccolo, già ha un poco di sconto inserito, quindi approfittate prima che ritorna a prezzo pieno, 2,50 € a gomitolo, che le vale tutto. Secondo me Dina si è sbagliata, doveva metterle un po' di più, perché questo è un filato veramente super. Poi, numero 7, oro, numero 1. Poi beige numero 3, c'è Valeria che reclama. Poi abbiamo il numero 6, il blu, l'azzurro, che è il numero 9, il verde, spettacolo questo verde, numero 2, e infine il rosso numero 8. Filato, casa Borgo dei Pazzi, amore bikini, voilà. Altro filato che avete visto durante l'ultima diretta è il mirtillo. Ora qui passiamo, oggi abbiamo toccato un po' tutte le case, Katia, Mondial, Borgo dei Pazzi, vediamo chi indovina. Da-dan. Ora qui veramente voglio tanti cuoricini, perché questo è un super filato. Filato mirtillo della casa Sesia, arrivato settimana scorsa, 82% di viscosa, 18% di poliestere e 50 grammi per 120 metri. È un super filato, ecco i cuoricini che arrivano. Questo veramente non dovete farvelo scappare. La casa consiglia uncinetto e ferri che possono essere un 5,5 € e un 4,5 €. E qui avete anche il campione svolto con lavorato con i ferri. È un gran filato della casa Sesia, molto ma molto bello. E questo fucsia che cos'è? Numero 62. No, è veramente un filato spettacolare, ve lo voglio far vedere. Eccola qua. Faccio vedere un po' più da vicino. Ecco qua, messo a fuoco, sì, oppla qua. Guardate qui. È una super, quasi come una fettuccina piccolina la trama. È un super filato, non ha all'interno il lamè, ma il poliestere che vedete all'interno lo rende un po' brilluccicoso. Super filato. Allora, abbiamo detto, questo è il numero 62. Poi abbiamo il numero 715. Non andate via, perché vedrete alla fine un super colore. Poi abbiamo il numero 68. Mi cambia il tono della voce? Non so perché, pure l'altra volta me l'avete detto. Così fa, non mi riconoscete. 57 l'arancio. Io sono anche un po' raffreddata, perché è il periodo di allergia questa, quindi probabilmente scende e cambia, diventa un po' più cupa. 758 che è l'azzurro. Poi abbiamo il 22476, guardate che cos'è questo. Abbinati due. Poi abbiamo il 141, sempre verde acido, questo è magnifico,
1391. Poi abbiamo, questo già rientra secondo me nei colori un po' più particolari, no? Non nei colori tradizionali. Colore 780, guardate questo verde. Che eleganza. 780. E poi questo è il bianco. Ciao Alfonso, abbiamo appena iniziato la diretta, da poco abbiamo fatto vedere qualche filato, però non preoccuparti perché tanto sarà salvata sia su Instagram che su YouTube, quindi potrai vederla anche dall'altro lato. E questo è il bianco. Ancora non abbiamo finito. Aspettate che prendo gli altri gomitoli. Ecco. Abbiamo il beige, che ha un effetto un po' melange al suo interno, non so se riuscite a vedere, proprio leggermente. 665 è il numero. Filato mirtillo, casa Katia, 50 grammi per 120 metri, 82% di viscosa e 18% di poliestere. Poi abbiamo, allora vediamo un po', questo è uno dei miei preferiti, questo verde un po' Nessalvia. Ed è il numero 4707. Guardate che bello. Faccio vedere la differenza tra il verde di prima e questo qui. Ha una tonalità più fredda come colore. Poi, altro colore wow, che forse si apprezza molto di più ora alla luce del sole, 4397. Ciao Stefania, sei arrivata proprio sul colore wow, secondo me. 4397. Guardate che bello. Poi abbiamo il bronzo, guardate questo che cos'è. 4815. Un super colore. Io già mi immagino una canottina lavorata a uncinetto ai ferri con sotto un bel pantalone di lino, una bella gonna di lino. E poi abbiamo questo testa di moro che è un 4657. Non so come definirlo questo colore. Il bronzo è spettacolare, è bellissimo. Allora, non preoccupatevi per chi è arrivata ora, la diretta poi sarà salvata direttamente sul nostro canale YouTube. Magari la prossima la facciamo un pochino più tardi, se siete più comode, più tardi. Io penso sempre che poi verso mezzogiorno magari avete tante cose da fare, i ragazzi che tornano da scuola, non so, il pranzo da preparare, e quindi ecco perché l'ho organizzata alle 11, ma se volete possiamo anche farla un pochino più tardi, non è un problema. Allora, 4657, che è questo magnifico marrone, guardate qui, l'abbinata tra il bronzo e questo marrone, che è il 4815. No, io su questo filato voglio un'infinità di cuori, perché veramente in questi ultimi quattro non saprei quali scegliere. Guardate questo. Forse questo sarebbe uno di quelli che potrei lavorare per un vestitino, magari. 4397, bello, 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 4397, ma anche il beige, li vede, i cuoricini stanno arrivando, stupendi, 665, e anche questo verde salvia non mi dispiace affatto, che è un 4707. Stiamo già facendo la carrellata di ritorno, ma non vi ho detto il prezzo, che è piccolo piccolo. Mirtillo costa solo 4,90 euro a gomitolo, ma è un super filato della casa Sesia, con un 82% di viscosa, il 18% di poliestere, 50 grammi per 120 metri. Guardate questo verde acido. Allora, è 43,97. 43,97, eccolo qua, te lo faccio vedere un po' più da vicino. Va, è tendenzialmente una base di blu, non di viola, e poi all'interno, guarda, c'è questo bronzo. Questo è il 43,97, 4,90 euro al gomitolo. Potete acquistarlo o tramite WhatsApp oppure sul nostro sito www.andyandmade.it.
Prego, Emanuela. Tutti i riferimenti per gli acquisti li trovate sia nell'info, nella descrizione in alto del nostro canale Instagram, ma anche poi dopo qui sotto la diretta vi metterò tutti i dettagli. 50 grammi per 120 metri. È un super filato mirtillo. Bello questo, una maglia verrebbe stupenda, Afonso, questo verrebbe veramente un capolavoro. 43,97. Vi ho detto, c'è l'imbarazzo della scelta. Guardate questo bronzo, c'è l'imbarazzo della scelta. Poi abbiamo, ma perché questo no? 141, questo verde. Li faccio vedere un po' più sotto. Poi abbiamo anche questo, ragazze, da non sottovalutare, questo verde più scuro, Vi faccio vedere un cardigan, brava, 780, guardate qua. Bello. Questo blu 2476. L'azzurro che è il 758. Poi abbiamo il lilla 715. Faccio vedere la differenza tra il lilla e questo, guardate, questo è proprio una base blu e questo invece è lilla. Mi piacciono tutti i colori. Sì. Sono veramente uno più bello dell'altro, effettivamente sì. Non dico di no. Fucsia 62, che poi è un fragola, non saprei dire preciso, non è proprio classico fucsia. Io ci vedrei bene abbinato, ecco, anche un abbinamento tra rosa, viola e fucsia, che è il numero 68 in rosa. E poi il numero 57. Ciao Laura, benvenuta. Il numero 57, che è questo stupendo arancio, i colori dell'estate, no? Guardate qui, il mirtillo abbinato. Ups, sta cadendo un gomitolo. Guardate qui, arancio, questo lime, questo verde particolare, oppure io adoro questo abbinamento qua. Ditemi se voi lo amate oppure no, ma questo abbinamento l'anno scorso è andato fortissimo, ma io credo che sia l'accostamento estivo più adatto. È stupendo, io lo adoro, a me piace tantissimo. E questo era il super filato della settimana, il super filato mirtillo, eccolo qui, ci sono tantissimi colori, ricordo anche il bianco, che potete scegliere con comodità sul nostro sito. Questo è il filato, diciamo, che l'ha fatto per la maggiore la settimana scorsa, è stato quello più gettonato in assoluto. Ora vi faccio vedere un filato che non avete ancora visto, perché è arrivato nei giorni a cavallo della Pasqua, più o meno. Ritorniamo a parlare della casa Borgo dei Pazzi. Guardate questo che cos'è. Le cerimonie stanno arrivando, ma non solo. Io immagino, io ho lavorato un top down a uncinetto, magari ve lo ricondivido, perché secondo me con questo filato può essere replicabile tranquillamente. L'ho fatto proprio di colore marrone, che era questo. Quindi lo potete replicare anche nella stessa tonalità di questo marroncino bruciato, diciamo così, marroncino scuro. Ho lavorato un top down, un piccolo Chanel top down. Cerimonie in arrivo, perché no? Fare sotto una canottina semplice, magari con il filato mirtillo tinta unita, e sopra poi fare un giacchino del genere, un giacchino bello brilluccicoso. E anche qui, visto che in amore ci vogliono i cuoricini, filato della casa Borgo dei Pazzi, amore drago, e una new entry sul nostro sito. Colore numero 5, questo marrone con all'interno il lurex color oro, e qui abbiamo il 70% di cotone, 18% di poliestere e 12% di fibra metallica, che sarebbe questo magnifico lurex oro all'interno. La casa qui consiglia sicuramente un uncinetto, un ferro che va dal 2 al 3, e mi trovo concordo, perché non è un filato doppio, quindi fresco, leggero, tranquillamente. Lo potete lavorare con un uncinetto abbastanza piccolo.
e vi viene fuori un capo veramente leggerissimo, una bellissima stola, un bel spolverino, ma anche il cardigan kimono che ho lavorato io potrebbe essere lavorato con questo, no? E diventa un bel cardigan luccicoso da indossare anche le sere d'estate, perché no? Quando ci sono delle serate un po' più particolari, ma volendo lo potete utilizzare anche per lavorare una bellissima borsa. Non vi dico il prezzo di questo filato perché è veramente piccolo 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 piccolo, è un come per il filato dei costumi, ha un prezzo piccolissimo, 2,50 € a gomitolo, e parliamo, abbiamo detto, di 50 grammi, aspettate, eccolo qua, 50 grammi per 200 metri, quindi anche una buona resa. Quindi colore numero 5, marrone, iniziamo con la carrellata. Poi abbiamo questo magnifico blu, 15. Ora vi faccio vedere la differenza con il blu. L'urex in questo caso, vedete, è argento. Poi abbiamo il 17, che è proprio blu. Abbinati i due, vedete la differenza? Blu scuro e l'altro è più blu elettrico, diciamo. Questo turchese numero 14, ora ve li faccio vedere tutti e tre insieme, 1, 2 e 3, la famiglia dei blu. Guardate questo com'è bello, 14, anche qui in questo caso l'urex argento, 13, guardate, ups, ah, pensavo che era un'ape, invece no, un pelino, 13 con l'azzurrino. Questo potresti fare anche la stola polvere di cielo con questo filato, un po' più sottile, ma secondo me stupendo. Poi abbiamo il rosa numero 12, è un cipria più che un rosa, molto delicato. Il fucsia numero 11, ancora il nero numero 18, il grigio numero 2, questo è stupendo. L'anno scorso ho realizzato un giacchino con un filato nero grigio con il lurex, sempre per una cerimonia, un piccolo bolerino, pure può essere replicato con questo tipo di filato. Poi abbiamo il bianco con il lurex, vedete? Colore argento sempre il lurex, numero 1. Poi abbiamo questo verde, è bellissimo, un verde ottaneo, numero 16, sempre l'urex argento. La maglia agata di Dina, se ve la ricordate, ve la devo ricondividere, la maglia agata di Dina può essere lavorata tranquillamente con questo tipo di filato. Che se andate sul nostro canale YouTube trovate già disponibile il tutorial. Questo verde scuro con il lame all'interno color oro, numero 8. L'oro con all'interno l'oro, ovviamente. Poi abbiamo il numero 3. E infine questo giallino. Guardate che bello, con il numero 6. Allora, filato amore drago. Quindi una new entry proprio nei giorni di Pasqua è arrivato. Colore numero 6. Vi ridò le caratteristiche per chi si è collegato ora. 70% di cotone, 18% di poliestere, 18% di fibra metallica. All'interno vedete il giallo all'urex, ovviamente oro. Uncinetto e ferro che possono andare dal 2 al 3. 50 grammi, 200 metri. Casa Borgo dei Pazzi, amore drago, 2,50 € a gomitolo, prezzo piccolo piccolo per un filato che ha una resa spettacolare. Questo è il, diciamo, l'oro per eccellenza, quindi un beige con il filato oro all'interno. Ciao Luisa, numero 3. Ritorniamo al verde, quindi carrellata di ritorno, numero 8. Poi abbiamo il numero 14, guardate che bello questo verde, il blu numero 15, ancora un'altra tonalità di verde numero 16, poi abbiamo il blu scuro
che è il numero 17, è proprio un blu scuro, guardate, con all'interno il lame oro, argento. Questo è un cielo come colore, un polvere, numero 13. Rosa, numero 12, ma è un rosa antico, non è un rosa baby, è quasi un lilla, chiaro chiaro, numero 12, guardate che bello. Poi abbiamo il fucsia, numero 11, numero 1, e ancora il grigio, numero 2, il nero, numero 18, e poi il marrone con all'interno il lame oro. Allora, cosa ne dite? Vi è piaciuto anche quest'ultimo filato? Amore drago. Io lo trovo spettacolare come filato. Poi ha un prezzo così accessibile che veramente vi fa venire voglia di lavorare qualsiasi cosa. Vi lo sto un attimo preparando così ve lo faccio rivedere. Guardate qui, è un filato comunque che 50 grammi per 200 metri, che ha una bellissima resa, quindi sono 250, 2,50 euro a gomitolo, ma che ha una resa spettacolare, quindi potete replicare veramente qualsiasi tipo di maglia senza nessun problema. Anche la partenope può essere replicata con questo tipo di filato. Allora, detto ciò, io rigiro la telecamera così ci riguardiamo un secondino. Voilà. Vediamo. Ci sono riuscita? Sì, eccomi qua. Allora, abbiamo fatto vedere all'inizio della diretta la mitica maglia lavorata con il fair cotton di Dina. Quindi guardate che colori alla luce del sole. Io la trovo stupenda, veramente un lavoro stupendo, con due gomitoli di fair cotton. Per chi si è collegato ora potrà realizzare questa bellissima maglia in taglia L, diciamo una taglia L bella abbondante, guardate anche come bella lunghetta come maglia. Progetto facile facile, spiegato super bene dalla nostra carissima Dina. Quindi cliccate sul nostro canale YouTube per visualizzare il tutorial, mentre per i filati li trovate sul nostro sito www.handyandmade.it. Se avete bisogno scriveteci su WhatsApp a 366 188 19 34, condividete il nostro sito, le nostre dirette su Instagram, invitate quante più persone a partecipare anche al nostro gruppo Facebook, perché più siamo, più cresciamo e più tante belle cose possiamo fare sempre insieme. Cosa dirvi di più? Se volete dei filati wow, dei filati super spettacolari, non esitate, contattateci e vi daremo tutti i suggerimenti e l'aiuto possibile per poter realizzare i vostri mitici progetti. Come sempre, la diretta all'aperto è finita. È durata la nostra mezz'oretta abbondante, vi lascio libere nel preparare il pranzo o qualsiasi cosa dovete lavorare. Io torno a casa a preparare subito per Michela, perché oggi Michi torna prima, e come sempre ci vediamo poi domenica durante la nostra solita diretta. Quindi uncinettate, condividete i vostri progetti, condividete le nostre dirette, mettete pollicini su se vi è piaciuta, e ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla luce del sole, se il tempo resta lo stesso. Grazie per l'attenzione, un bacio da me e da Dina.